Quella che è la composizione reale di una gara che vale una medaglia d'oro e quanto invece può essere utile. Allora, alla preparazione del galà credo che sia stato dedicato il giusto tempo necessario per non distrarre troppo dalla concentrazione di gara, però posso dire almeno per me, poi ognuno la vive in maniera differente a seconda del carattere, un po' di distrazione in un periodo dove la tensione ogni giorno è quasi al 100%, diciamo che fa solo che bene. Sempre rimanendo in pedana comunque la distrazione. Allora, Certo. Barbara Filiu, 26 e 85, raggiunge il primo posto e scavalca Giulietta Cantalupi. Adesso ci sono c'è da valutare la Jung e poi sapere il punteggio della Tricomiti e della Rizzatinova, che sono potenzialmente Tricomiti e Rizzatinova in grado di scavalcare Giulietta. Però ha recuperato molte posizioni dopo l'errore alla palla. Questo dà idea proprio Isabella di una bella prova mentale anche da parte di Giulietta. Infatti sono molto molto contenta perché questo è solo un bene sia per il fattore psicologico di Giulietta perché affronterà ancora più convinta ed è l'unica cosa che lei deve avere ben presente nel suo programma per le Olimpiadi. Ah, poi se posso dire un'altra cosa per la preparazione del galà, allora adesso ci sono le sei titolari che si trovano in campo di gara, però ad Esio sono rimaste le altre ragazze insieme a Francesca che stanno proprio lavorando per la preparazione del galà e ne approfitto per salutarle.